In Consiglio regionale il Presidente D'Alfonso risponde sulla vostra interrogazione riguardante i medici e la medicina generale nella nostra regione. Sì, è un progetto appaltato dalla Regione Abruzzo, costato milioni e milioni di euro, che doveva servire a creare il fascicolo sanitario elettronico e mettere in collegamento tutti i medici di medicina generale con appunto le unità sanitarie locali. Bene, il Presidente D'Alfonso in alcune sedute scorse ci ha messo al corrente che questo progetto, nonostante sia stato collaudato, ma ad oggi è un fantasma perché non esiste, è inesistente all'interno della Regione Abruzzo. Ebbene, io ho presentato un'interpellanza chiara e precisa. Nelle prossime settimane si parlerà anche del piano sanitario regionale. Qual è la posizione del Movimento 5 Stelle? Ma sicuramente una posizione vicina agli interessi della collettività e dell'utenza. Principalmente dobbiamo pianificare le politiche della salute e la sanità per essere vicini ai bisogni, alle richieste dell'utenza, e poi dobbiamo necessariamente interrompere tutte quelle emorragie di denaro pubblico, come le chiamo io.